amici di diretasport.it, come a ottobre si riparte da capo, 0 punti in classifica, inizia oggi la pool retrocessione, in realtà la dovremmo definire pool salvezza, di questa sera 2 femminile, girone F, 3 delle 4 sale state inserite in questo girone, un'altra invece il San Salvatore Selargius nel girone di Gine. Parliamo con Claudio Cappelli, Virtus Cagliari, vice allenatore, nonché uno dei allenatori del settore giovanile di questa Virtus. Intanto, al di là dei problemi di roster che affronteremo più avanti, che cosa possiamo dire di questo raggruppamento nuovo che di fatto dovrebbe essere certamente più abbordabile un po' per tutte le serie? Sì, in effetti, visti le due gironi, il nostro è quello forse più abbordabile, anche se non è facile. Comunque abbiamo Milano, che è una buona squadra, Civitanova, una buonissima squadra, Roma discreta, siamo noi, l'Astro, che è stata una buona squadra, sotto forse leggermente Alghero e Salerno, e noi siamo una via di mezzo. Allora, la formula, intanto ricordiamo, retrocede soltanto l'ultima, la penultima farà invece lo spareggio, bisogna cercare, come hai detto tu, di evitare l'ultimissimo posto e dunque provare anche a prendere gare come questa. Sì, beh, certo, ogni partita è fondamentale per noi, perché 2 punti oggi sarebbero importantissimi, chiaramente anche per loro, perché ormai le partite sono difficili e tutte importanti. Oggi chiaramente partiamo svantaggiati, inutile negarlo, per via dell'organico che in questo momento è debole, perché comunque è partita la Klein per problemi suoi personali, mentre Astro è in condizione completa, forte in tutti i reparti, e quindi per noi oggi è difficile. Dovrebbe essere una partita giocata al 100%, con pochi errori, e tenerla fino alla fine. Un derby è sempre un derby, sono stati quelli precedenti, due caratterizzati da risultati strani, perché conquistati entrambi fuori casa, peraltro con giocatrici sempre diverse. Nella prima mancavano Pacilio e Pat Marcello, era a mezzo servizio, Cirroni, nella seconda, nell'altra invece era al completo, mancava Melissari. Adesso potrà succedere di tutto, però davvero con una pivot vera di ruolo, forse questa gara avrebbe potuto avere un significato diverso. Sì, certo che noi con una squadra completa, come potrebbe essere con Melissari e Klein, ce la potremmo giocare, come è stato poi fatto all'andata, e mancando pedine fondamentali in questo momento difettiamo di organico, indubbiamente in questo momento siamo inferiori all'Astro, è una realtà, inutile negarlo. Poi il derby, tutto bene, te, il derby è un derby, può succedere tutto. Noi giocando bene, non sbagliando niente, e soprattutto mantenendo 40 minuti il nostro problema, in questo momento è gli ultimi due quarti in cui cediamo fisicamente, mentalmente, e le altre squadre invece continuano a macinare gioco e a darsi degli scarti di punti incredibili. Allora, grazie a Claudio Cappelli, col quale poi avremo il piacere di avere il commento tecnico di questa gara. Giusto un ultimo inciso: si gioca nella palestra di via degli Stendardi, rimessa a nuovo dal Comune di Cagliari, certamente un campo ben più caldo rispetto al Saducchesso. Eccola dunque la prima palla 2 del terzo derby stagionale, Astro Cagliari, Virtus Cagliari. Ringrazio e saluto nuovamente per il commento tecnico Claudio Cappelli. Grazie a voi e a tutti gli sportivi. Palestra via degli Stendardi, 0 punti per tutte le formazioni in classifica. Come detto, 3 delle 4 sarde sono inserite nel girone F di questa pool retrocessione, che in realtà si dovrebbe chiamare pool salvezza. Subito uno sguardo ai quintetti, si parte con nessuna vittoria, nessuna sconfitta per tutte le formazioni. Intanto va a segno Gambuzza, che è un po', se vogliamo, anche la novità di questa Virtus, che si presenta a questo primo impegno della pool retrocessione senza la sua straniera. È tornata infatti a casa per motivi di studio Annika Klein, la pivot tedesca, che ha chiuso la sua prima apparizione in terra sarda con 159 punti e 152 rimbalzi conquistati nelle sue 15 apparizioni. È tempo di fare bilanci. È già tempo di fare bilanci, anche perché inizia questa seconda fase importantissima, perché le ultime tre retrocedono, per cui ogni partita diventa una sfida e una diventa una lotta. È chiaro che la partenza di Annika Klein per noi è stata una mancanza poi di un ruolo fondamentale, che è quella del pivot, e tu hai detto benissimo le sue medie importanti. La società si è già messa sul mercato per cercare una sostituta, ma al momento non ci sono valide alternative, quindi stiamo ancora cercando di trovare il miglior prospetto che ci possa in questo momento offrire il mercato. Quindi oggi Gambuzza sarà fondamentale per il ruolo che copre.
e speriamo che dia quell'apporto necessario per poter vincere questa partita, che è difficilissima tra l'altro. Anche perché, Claudio, l'abbiamo detto in apertura, è un girone forse abbordabile con almeno due delle sue protagoniste, parlando ovviamente di Salerno e Merced Alghero, anche se anche sulla la formazione catalana c'è da fare valutazioni, magari anche relative alle operazioni di mercato, magari nel momento in cui Sardegna Promozione, la vecchia se ne ha promozione, ma l'istituzione regionale dovesse onorare gli impegni presi, la formazione del sodalizio della famiglia De Rosa magari avrà la possibilità di tornare sul mercato, perché bisogna stare attenti, comunque ricordiamo l'ultima retrocede in maniera diretta, le penultime invece saranno impegnate in uno spareggio. Abbiamo detto di Salerno Alghero, c'è poi Roma che ha chiuso la prima fase con 4 vittorie, Civitanova che ha un po' fatto quello che ha fatto l'Astro in questo girone B invece della Serie 2 femminile, ha chiuso con 14 punti, e poi ci siete voi e certamente dovete cercare di conquistare punti su ogni campo. Diamo uno sguardo anche allo starting five per capire un po' come le formazioni si schierano in campo. L'abbiamo detto di Gambuzza, a lei il compito di mettere dentro l'aria i centimetri, il peso, le spalle, la forza fisica di Anika Klein. Nel quintetto anche il playmaker, ovviamente Sara Innocenti, la vedete con la maglia numero 10, Lidia Oppo con la maglia numero 20, Angela Dettore, una bella sorpresa di questo campionato, l'ex Cuscaglieri con la maglia numero 14, sue tante triple che hanno segnato in positivo questi derby, il primo e il secondo che si sono giocati, e poi la bandiera di questo gruppo, Virginia Saba, coach nello Schiru, subentra a Carla Tola che ha deciso di gettare la spugna dopo 3 anni comunque positivi, perché va detto conquistando risultati con una squadra che certamente non era la migliore a disposizione in casa Virtus in questi ultimi anni. No, Carla Tola sicuramente ha fatto un buonissimo lavoro in questi 3 anni che è rimasta con noi, quest'anno purtroppo diverse situazioni l'hanno un po', tra virgolette, costretta a mollare in corso d'opera. Grazie ancora a lei, al suo lavoro che ha svolto, e i risultati comunque si vedono, perché oltremodo rimane con noi nel nostro settore giovanile, sta facendo un buon lavoro con le ragazze del 1999. Una Virtus che arriva da 4 sconfitte consecutive, che certamente sta faticando parecchio in questo momento della stagione, ma che ha le carte in regola per fare male a un Astro che invece dal canto suo ha recuperato un po' tutti i suoi elementi, un po' a sorpresa anche con la Sonia Cirronis, che a dire della stessa società rischiava addirittura di finire la carriera, invece si è risolto almeno temporaneamente per questa fase delicata della stagione il problema di instabilità al ginocchio. Regolarmente in campo è stata una delle protagoniste del derby di ritorno in via Pessagno, che ha regalato la vittoria all'Astro Cagliari, la vedete con la maglia numero 15 Sonia Cirroni. Si è completato il roster, la maglia numero 22 Alessandra Fidossi, la maglia numero 11 è la guardia italo-canadese Pat Marcello, e ancora la maglia numero 4 la grande ex Anna Lubienovic, la slovena che tanto bene ha fatto con la Virtus, e poi la vedete adesso in possesso di palla Tatiana Martellini con la maglia numero 10. In quella Virtus che vinse all'andata c'era Giulia Melissari, cosa ha perso questa squadra senza una giocatrice come Melissari? Giulia è stata molto importante per noi perché era la guardia tiratrice che a noi serviva tanto, fisicamente super, mentalità giusta e buon tiro, anche se alternato partite sì e partite no, con buone medie e altre un po' meno, però è venuta a mancare lei su una pedina importante sulla quale a giugno il presidente aveva fatto affidamento, e anche la squadra. Purtroppo anche lì per motivi un po' personali non è più con noi, è tornata a casa e dovremo sicuramente farcene ormai una ragione e giocare con quelle che abbiamo, che sono altrettanto valide. Per me possibilità di critiche un po' meno condizionate rispetto ovviamente alla tua modalità di giudizio, facendo parte tu della famiglia Virtus, una Melissari che ha fatto sicuramente bene, una giocatrice però un po' eccentrica che amava addossare un po' su di sé il gioco, mi sento di dire un po' troppi tiri presi in situazioni un po' fuori ritmo, in situazioni in cui forse collaborare col gruppo sarebbe stata la scelta maggiore, e non è un caso forse che la Virtus è ripartita proprio in quelle buone uscite quando Giulia Melissari ha fatto rientrare a casa. Certo, ben chiaro, era una a cui piaceva molto guardare il suo tabellino personale, questo è indubbio, era innamorata tanto della palla perché molte volte ha tirato in situazioni non proprio ideali, però era il tipo di giocatrice, sono quelle tiratrici che cui devi lasciare fare, il loro istinto è quello, e quando sanno di tirare tirano. Certo che forse non si è inserita bene nel contesto della squadra, lavorare un po' più per la squadra, un po' meno per lei, però questo è, quindi va bene così. Intanto arriva anche il primo time out, l'Astro Cagliari è, come si poteva in qualche modo immaginare, avanti di 5 lunghezze, 9-4.
smettono loro di giocare, su di dirà meglio. Probabilmente non ha fatto più perché la formazione. Allora, le squadre tornano in campo dopo questo primo time out, allora accendiamo i riflettori anche su questa bella palestra rimessa a nuovo dal Comune di Cagliari, un ambiente decisamente più caldo con un bel parquet, con gli spalti tirati a lucido. 9-4 il risultato, 5 minuti e 31 da giocare, non siamo proprio in una posizione migliore per notare sia il punteggio che il tempo di gioco rimanente, però cercheremo di sbirciare tra i cristalli del canestro per capire quanto rimane ancora da giocare alla fine di questa prima frazione. Il tentativo intanto di Lidia Opo non va, in precedenza c'è stata una bella tripla di Ana Ljubenović. È un momento delicato anche dal punto di vista atletico della stagione, perché c'è stata una prima fase caratterizzata dalle speranze di poter accedere a qualcosa di un po' più importante, più nobile, poi 3-4 settimane di consapevolezza che ormai a quello non si poteva ambire e si sono giocate una serie di gare che a nulla servivano in termini di classifica. Questo poteva anche in qualche modo aver demotivato queste giocatrici che di fatto sono semi professioniste, non professioniste del tutto. Ora però bisogna ritornare a giocare per i due punti. Questa altalena di concentrazione potrebbe creare dei problemi. Sì, effettivamente noi, almeno parlo per la Virtus, perché l'Astro ha avuto poi un percorso diverso, l'Astro ha rischiato per due punti, quattro punti di fare i play-off. Per la Virtus sicuramente il fatto di giocare le ultime tre partite con dei risultati già acquisiti, con delle posizioni di classifica già acquisite, hanno un po' abbassato il livello così di concentrazione, il livello anche tecnico. Però chiaramente sono servite comunque per lavorare, per impostare il nuovo lavoro che coach Schirru sta facendo col gruppo. Chiaro che i risultati poi sono stati non da parte della Virtus sicuramente non buoni, vedi le varie sberle che abbiamo preso sia da Alpo sia dalla stessa Astro e ultima con Albino. Per cui speriamo, adesso chiaro la seconda fase deve tornare tutto come i primi turni di gare, dove c'è concentrazione, ci vuole cattiveria, quella cattiveria agonistica che ti permette di vincere anche partite dove con squadre più tecniche della nostra, insomma, della Virtus. Intanto fuori Angela Dettori, sul cubo del cambio Beatrice Mastino, in precedenza con le immagini di Antonio Carta viene notata una scarsa sincronia nei movimenti in attacco, la penetrazione di Sara Innocenti che va a cozzare col taglio lontano da canestro di Maria Chiara Gambuzza. Anche in questo senso la Virtus deve certamente migliorare, non fa meglio l'Astro con questo bel cross dall'angolo di Tatiana Martellini che non compisce neanche il ferro. Le accelerazioni di Sara Innocenti potrebbero creare problemi in questa gara. Sì, lei è sicuramente l'arma in più della Virtus. Lei è brava, velocissima, vede il gioco, un buon tiro e chiaramente il suo pezzo forte, come avete visto adesso, sono le penetrazioni, anche perché a velocità negli ultimi metri, a scatto, a grinta e si rimedia tanti falli e anche buoni tiri. Speriamo in lei, speriamo che continui sulla strada che ha preso già dall'inizio del campionato. Lei diventerà sicuramente una giocatrice importante per la pallacanestro femminile anche di livelli più alti. Non è un caso che se il presidente Riccardo Fava l'ha voluta come unica conferma rispetto all'altra stagione. Adesso un cattivo passaggio di Ljubenović su Fidossi, uno sguardo tra le due, c'è stata intesa ma non sono state corrette le linee di passaggio, la palla non è arrivata sulle mani della giocatrice con la maglia numero 22. Adesso l'attacco della Virtus Cagliari con Lidia Opo, la penetrazione c'è, l'aiuto difensivo di Cirronis, anche in questo caso non si cattura neanche il ferro, risultato 9-5, 3 minuti e 53 ancora da giocare. Diamo uno sguardo anche alle giocatrici che siedono in panchina per l'Astro Cagliari, con la numero 12 Michela Laccorte, con la numero 17 Alessandra Ganga e ancora Carla Gambino, Claudia Canalis, Francesca Cavalieri, per quanto concerne invece la Virtus Cagliari, Valentina Mura con la maglia numero 5 di Beatrice Mastella, abbiamo detto perché è appena entrata in campo, ancora Laura Bettoli Pellegrini, Giada Podda e le altre le abbiamo tutte citate. Cosa dire di queste giovani che si stanno avvicinando per la prima volta alla Serie 2 femminile in gare dove forse non saranno protagoniste ma dove potrebbero diventare determinanti nel momento in cui la gara dovesse in qualche modo mettersi in maniera particolare? Certo, la politica della Virtus è il vivaio della Virtus è florente, per fortuna abbiamo tante bimbe che giocano a mini basket, abbiamo tutte le squadre giovanili e il sogno del presidente è avere una squadra tutte di bimbe sarde, tutte di ragazze sarde. Non è facile al momento,
E questi primi innesti stanno a dimostrare la bontà del lavoro fatto dagli allenatori della Virtus e dal settore giovanile della società. Speriamo che col tempo anche loro crescano, si formino tecnicamente e diano una mano importante alla società, di cui ne abbiamo veramente bisogno. Intanto si prosegue con il festival delle triple, in realtà non con grande precisione, si sbaglia molto da una parte e dall'altra, un ambiente nonostante la buona quantità di spettatori per questo campionato, oltre un centinaio, è ovattato come al solito e non aiuta l'ottima acustica che c'è in questo campo. Il risultato 9-5, 2 minuti e 46 da giocare, un risultato fermo da diversi minuti, non si segna né da una parte né dall'altra. Il fallo in attacco adesso fischiato probabilmente a Sonia Cirroni, se vediamo se abbiamo visto giusto, no, il fallo no, è di Maria Chiara Gambuzza, fallo in attacco, dunque nel tentativo di prendere posizione, dunque sarà l'astro a ripartire con la palla affidata come al solito a Pat Marcello, una giocatrice certamente ancora ampiamente nella categoria e che avrà tanto da dare ancora per tanto tempo. Lei è una super, lei è un talento e malgrado la non più giovane età, ma è ancora una ragazzina come spirito, come fisico e come voglia di giocare. Lei quando vuole vincere la partita, vince la partita. Le ha dimostrato l'ultimo incontro contro la Virtus, quando ha preso poi lei le redini della partita e ha risolto in favore dell'astro la gara. Lei è brava perché è intelligente, perché sa gestirsi e quindi lei può giocare ancora tanti anni in Serie A e con buoni livelli anche. Poi ha un altro aspetto molto importante, si parla spesso di gestione del ritmo, importante soprattutto in chiave femminile, ha questa grande capacità di saper gestire il momento, di gestire molto bene il ritmo della sua squadra e anche il ritmo di gioco personale, cioè non spingere oltre quelle che sono le sue capacità. Sul cubo del cambio Michela Lacorte, l'avete con la numero 12 al posto di Sonia Cirronis, che torna dunque in panchina, prova ad accelerare un pochino il gioco lasciando coach Carlo Zedda, lasciando soltanto Anna Lubienovic a sgomitare sotto i tabelloni. Dentro il primo dei due tiri liberi, la sfera si arrampica sul canestro e l'astro si avvicina per la prima volta la doppia cifra, non di vantaggio, ma i 10 punti personali. Si fa canestro davvero poco, risultato molto basso, 10-5, poco meno di due giri di lancetta. Intanto in casa Virtus è rientrata anche Valentina Mura, un'altra ex di questa squadra. Un commento su Valentina Mura, un po' l'eterna incompresa, nel senso che si sperava potesse esplodere per temperamento, anche perché figlia d'arte da un momento all'altro, e poi invece un po', diciamocela tutta, nessuno dei coach ci ha creduto veramente. Ma questa è stata l'ultimo acquisto che è stata tesserata in questa settimana, per cui è fondamentale per noi questa ragazza, a parte l'età è molto giovane, 20 anni, per la voglia che ha, la grinta che ha sempre dimostrato, l'attaccamento anche se viene dal vivaio astro, ma è sempre stata una bimba della Virtus. Siamo felici di averla con noi per darci una buona mano. È chiaro che adesso anche lei, chiamata in un ruolo fondamentale come il playmaker, dovrà dare tanta continuità al suo lavoro e dimostrare una crescita tecnica anche di cui abbiamo bisogno proprio la squadra, quindi speriamo bene, abbiamo fiducia in lei. Comunque la presentazione di Pat Marcello, che qua ritarda un pochettino lo scarico su Michela Lacorte, palla contesa, la regola del possesso alternato premia la formazione della Virtus Cagliari, che continua a inseguire sul 10-5, non c'è da raccontare tantissimo almeno in questo momento in termini di realizzazioni personali né da una parte né dall'altra. È quasi un momento, si direbbe nel calcio, di studio tra le due formazioni. In realtà mi sembra che sia un momento di gestione delle risorse fisiche da parte di entrambe le parti, perché tanto si deciderà probabilmente nella fase finale. La penetrazione di Sara Innocenti scivola Alessandra Fidossi sul parquet, un'ennesima, una nuova tripla, ancora troppo corta da parte di Eleonora Fava. Che problema può esserci dietro questa poca forza sulle gambe di diversi atlete viste in campo? Beh, Eleonora specialmente dal rientro all'infortunio ancora fa fatica, in effetti è ancora lenta sulle gambe, non è ancora al top della forma, ci vorrà ancora del tempo. La Virtus purtroppo denota i problemi di sempre, cioè la mancanza di punti, giocatrici capaci di far canestro, e il problema nostro è fondamentalmente questo. In questo momento non abbiamo la giocatrice, la top player, quella che può decidere la partita, quella che segna nei momenti che servono. Infatti 5 punti, vedi bene,
a fine di un quarto è abbastanza desolante. Anche loro non stanno spingendo, secondo me loro ancora non hanno deciso di imprimere la svolta alla partita, anche per tenersi così fino alla fine, ma l'altro deve solo decidere se cambiare il ritmo o meno di questa partita. E noi stiamo faticando molto molto molto, ma è un po' il trend di quest'anno della Virtus, quei giocatrici che non hanno punti nelle mani, tanti punti nelle mani purtroppo. Hai parlato di mercato, in realtà è un problema di coperta corta, perché hai detto ci manca la top player, quella che fa canestro, bisogna però tornare sul mercato per dare centimetri sotto i vetri. Claudio Capelli cosa preferirebbe tra le due scelte? Io sono malato per le lunghe, io mi piacciono i lunghi e vorrei riuscire a trovare, che la società trovasse una lunga buona da area, però con una buona mano anche da fuori area, un 4 che ci possa aiutare sia sotto canestro dare una mano a Chiara, che riuscire a fare qualche puntarello da fuori, portarsi fuori la difesa e riuscire a dare la palla dentro di nuovo. Non è facile in questo momento perché le società ormai sono tutte già complete, giocatrici valide in giro ce ne sono pochissime, con dei costi non alla, secondo me in questo momento alla portata della società, anche se il presidente e i dirigenti stanno facendo l'impossibile per portare a Cagliari una giocatrice che si adatti al nostro tipo di gioco, insomma. È un ruolo certamente abbastanza raro nel basket femminile, mi sento di dire forse la Vitus manca una sorta di Jordanova del San Salvatore Selvaggio dell'anno scorso, c'è una di quelle giocatrici capace di andare, saltare, prendere il rimbalzo, riprendere palla, uscire fuori, tirare da tre, entrare in penetrazione, scaricare, insomma fare un po' il gioco totale che serve a questa squadra. Manca un solo secondo e il risultato rimane ancora sul 10-5, non si segna né da una parte né dall'altra. Seconda frazione di Astro Cagliari Virtus Cagliari, l'abbiamo detto in apertura, 10-5 il risultato, vediamo in che modo le squadre rientrano in campo. Intanto mi sembra di vedere una Virtus che anche dal punto di vista difensivo è schierata a zona. Sì, zona 2-3, coach Schirru ha optato per questo tipo di zona, sembra che stia dando comunque i suoi frutti, perché comunque al di là di tutto 10 punti dell'Astro, la difesa sembra funzionare. È chiaro che manca ancora una mano calda, che devono ancora scaldarsi le mani le giocatrici dell'Astro. Ricordiamo che Paciglio è ancora in panchina ed è una giocatrice importantissima per loro, e quindi la zona in questo momento sta dando i suoi frutti, anche perché in questo momento difendere contro un uomo secondo me è difficile per il tipo di giocatrici che schiera l'Astro. La Virtus in questo momento non ha la forza per difendere a uomo, quindi è buona, secondo me, buona mossa di coach Nello Schirru. E vediamo che sta andando di frutti in questo momento. 9-18 ancora da giocare, la palla è nelle mani di Valentina Mura, come hai detto tu, una nuova arrivata, ultima settimana in casa Virtus, non è ovviamente lei a sostituire Annika Klein per evidenti differenze di ruolo, però una mano importante in termini di regia. Gambuzza, lo scarico per Fava, prova la penetrazione, è un po' lenta, la palla poi arriva con un'infrazione di passi ancora nelle mani di Patrizia Mastio, che ancora una volta, come è successo altre volte alle compagne, non riesce ad arrivare a canestro, allora è ancora una volta rimasta dell'Astro. Sicuramente in questi primi 11 minuti è il peggior derby della stagione. Sì, lo spettacolo, io immagino, posso immaginare quello che ne pensa la gente che sta vicino a noi. Sicuramente non è uno spettacolo che la pallacanestro può offrire, non è una ragazzina, si vedono questo spettacolo qui, non si innamora certo della pallacanestro in questo momento. Poi spero che le cose cambieranno, che la partita prenda altri ritmi. Secondo me è un momento, ti dico, al di là dello studio, proprio in questo momento, almeno parlo per la Virtus, è la forza di questa squadra in questo momento è questa. Poi nel proseguo sicuramente cambieranno le cose. Adesso Astro cambia Ljubenović con Cirroni, quindi cambia poco, cala poco il livello secondo me della squadra, e vediamo un po' cosa succede. Speriamo di divertirci un po' di più. Innocenti, prova lei la tripla, non va ancora una volta, davvero scarse percentuali per la Virtus, il rimbalzo di Beatrice Mastio, il fallo, il secondo consecutivo di Pat Marcello. Sono curioso di vedere la paletta degli ufficiali di campo, perché sicuramente la gestione di Pat Marcello è uno dei capisaldi per la conquista di una vittoria. È il secondo fallo personale di Pat Marcello, Beatrice Mastio in lunetta, dentro, il primo due tiri liberi. Non si può più parlare di sorpresa quando si parla di Beatrice Mastio, perché più volte ha dimostrato temperamento e determinazione una volta chiamata in causa. Sì, Beatrice è una ragazza fantastica, perché sa, è conscia dei suoi limiti tecnici
e lavora moltissimo per migliorarsi. È chiaro che non ha tanti punti nelle mani, come avete visto i tiri che si è presa prima, però lotta sotto canestro, ha preso un importante rimbalzo, ha messo due tiri liberi ed è molto utile come cambio. Comunque è una ragazza che ha tanta voglia ancora di migliorarsi e oltretutto è un prodotto nostro, del nostro vivaio, per cui siamo contenti che giochi con dei minutaggi importanti. Insomma, è bravo anche il coach a farla giocare in momenti anche delicati della partita. La Virtus continua a giocare, diciamo, seguendo l'effetto Dinamo, continua a tirare da tre, continuando però sulla logica di una peggior Dinamo a non trovare il canestro da dietro l'arco. L'astro la imita con questo tentativo da dietro l'arco di Michela Laccorte e non va anche in questo caso. Il rimbalzo è di Fidossi, si riparte, Cirronis arresta il tiro dalla lunetta e lei non sbaglia, è il suo tiro, quello dal gomito alto dell'area. 12-7 il risultato, 7 minuti e 34 da giocare, Innocenti. Il taglio esce con Valentina Mura, la penetrazione, riesce anche a trovare il rimbalzo dopo aver superato Tatiana Martellini e trova anche i primi due punti Valentina Mura. 12-9 il risultato, una Virtus che timidamente si riavvicina alle cugine, sono adesso soltanto tre, un solo possesso di ritardo. Bella la circolazione dell'astro, forse un'infrazione di 3 secondi di Sania Cirronis che piazza la tenda dentro l'area, non se ne ravvedono i direttori di gara, il canestro è buono. Sì, al di là di Cirronis, i 3 secondi è stato uno sbaglio, un errore in difesa di Gambuzza, che non è uscita nei tempi giusti in angolo, per cui è stato facile dare la palla dentro a Cirronis. È chiaro che la difesa deve ancora migliorare, certi meccanismi vanno ancora sicuramente migliorati, piano piano, è un lavoro lungo questo qua. Il coach ha chiaramente cambiato modo di lavoro, metodo di lavoro, le ragazze devono ancora adattarsi, poi secondo me un po' la tensione, un po' la paura, un po' tutta una serie di situazioni fa sì che sta partita non sia sicuramente il top del basket italiano femminile. Zedda decide di giocare con le due lunghe, mentre la corte piazza la tripla del 17-9, quindi l'astro allunga, 8 punti di vantaggio e la Virtus prosegue al suo piccolo trotto, cercando in questo momento soprattutto di limitare i danni e di trovare le giocate migliori per provare a rimanere in scia. Gambuzza, che non riesce a scaricare nonostante i centimetri siano di più rispetto a quelli di Cirronis, qua dimentica il tagliafuori l'astro, Dettori recupera il rimbalzo, subisce fallo e trova anche il canestro, andrà dunque in lunetta per un potenziale gioco da 3 punti. Angela Dettori con la maglia numero 14. Dettori è un'ala nata a Sassari, 182 centimetri, una classe 96, come detto proviene dal Cuscaglieri, praticamente lì non è mai stata utilizzata e si tratta dunque di un piacevole ritorno in casa Virtus per Dettori, che trova anche il canestro. 17-12 il risultato, 5 minuti e 52 ancora da giocare. Adesso è Lubienovic a giocare spalle a canestro, il raddoppio di Gambuzza che in realtà è solo nella idea della lunga, che poi in realtà fisicamente non aiuta la giocatrice, infatti Lubienovic trova facilmente il canestro trovando il pertugio giusto, anche in questo caso subisce fallo e va in lunetta. Dunque con questo nuovo gioco da 3 punti l'astro rimette le cose a posto riportando le distanze a 8 punti, 20-12. Qualcosina si muove perlomeno in termini di orgoglio. Sì, beh, la partita sta un po' scaldando, fra virgolette scaldando. È chiaro che la difesa Virtus non sta funzionando come dovrebbe, questa zona non è efficace al momento, sia per i movimenti delle giocatrici, e poi chiaramente l'astro è bravo a sfruttare ogni difficoltà, ogni buco che trova giusto. Ljubenovic in queste situazioni si diverte a giocare perché nel ruolo suo, vedi anche adesso come è bravo a prendere posizione e muoversi in area. Bisogna chiaramente dare un po' più di aggressività alla difesa, muoversi meglio in difesa, uscire sui lati e chiudere un po' più le tiratrici, perché comunque l'astro dispone di buone tiratrici. Quindi vediamo un po' adesso se coach cambierà qualcosa o vedremo un po'. Ma invece premiata la buona volontà e anche la precisione di Valentina Mura, che liberata nell'angolo trova la tripla che fa
applaudire i numerosi supporter della Virtus quando viene chiamato un nuovo time out, ancora una volta da Carlo Azzedda. Mando la giocatrice così. Non va il primo tiro di Sonia Cirronis. 20-15 risultato, una Virtus che rimane dunque sempre agganciata. Sbaglia il secondo tentativo Cirronis e la Virtus riparte ancora con Valentina Mura, che ovviamente attende e fa ripartire il gioco con Gambuzza, che gioca ancora una volta a spella canestro. Un bel movimento di Gambuzza che forse subisce anche il fallo di Sonia Cirronis in questa occasione. Ancora una volta per i direttori di gara Cardano e Marsico non è così, e dunque l'astro può ripartire con la circolazione di Lacorte. Ancora un nuovo tentativo di tripla, con l'aiuto della fortuna la palla danza sul ferro e poi va dentro. 23-15 più 8 per l'astro, e Dettori a far ripartire l'azione per la Virtus. Valentina Mura scarica ancora per Gambuzza, che continua a giocare accentrando molto su di sé il gioco, ma continua a sbagliare. E io sento qua di dire il meccanismo della compensazione, in questo caso non era fallo. Sì, sicuramente c'era tanto fallo prima, poco fallo adesso, però va bene così. Non stanno arbitrando male, tutto sommato anche una partita facile, non ci sono particolari falli o cose strane. Stanno arbitrando senza infame e senza lode, come si potrebbe dire. Adesso è chiaro, ancora presto, però insomma quello che manca, ti ripeto, poi è non far canestro. In queste situazioni bisogna prendere fallo ma fare anche canestro, e ci manca sempre quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di quel braccino che si ferma a metà e non sale fino alla fine, e sono punti importanti che non prendiamo. Maria Chiara Gambuzza, pivot di Siracusa, classe 93, 185 centimetri, arriva da Priolo in A1, dove era anche lei scarsamente utilizzata. Doveva essere un po' la stagione del definitivo rilancio, della consacrazione, in realtà non è stata una stagione positiva per Gambuzza. No, anche perché si è trovata in un ruolo di non più di comprimaria ma di protagonista, per cui lei ancora non ha i ritmi di giusti per una partita, per essere, ti dico, protagonista in Serie A, in A2, e al di là della, poi è un po' lenta nei movimenti e ancora non è molto sicura nelle sue cose, fa tante cose buone, si impegna tantissimo in allenamento, forse è la giocatrice che si impegna più quando si allena, e purtroppo non riesce a trasferire poi l'impegno dell'allenamento in concretezza nelle partite. È chiaro che per noi è importante, perché comunque è il pivot di ruolo, è grossa, si sbatte, fa e briga, ma gli manca un po' ancora quel pizzico di cattiveria, quel pizzico di esperienza per fare la differenza insomma con noi. Ecco la Gambuzza, non trova ancora una volta il canestro, sta davvero faticando tantissimo, sgomitando tantissimo nel pitturato, però non ha la precisione e la fortuna di trovare il canestro. Rientra ancora una volta Sonia Cirronis, il nuovo avvicendamento è con Anna Lubienovic, che torna dunque a sedere in panchina. Il secondo fallo personale, 23-16, 3 minuti e 41 ancora da giocare. Pat Marcello e Fidossi. Ancora la circolazione dell'astro che attende sempre 7-8 minuti, 7-8 secondi prima di trovare la giocata a canestro. Intanto è entrata con la maglia numero 17 anche Alessandra Ganga, ma in questo tentativo di penetrazione Pat Marcello pesta la linea laterale, infrazione di campo dunque, e palla nuovamente per la Virtus. Mura. Esce dal taglio Lidia Oppo, la penetrazione, ancora un canestro decisamente fuori, un tiro fuori misura della Virtus, con l'astro che la dà la sensazione di accelerare un pochettino il ritmo in questo momento del match. Sì, scusami, ero preso dalla partita. Sì, l'astro mancano ancora anche loro di molta precisione al tiro, anche perché poi la zona ti costringe a tiri da fuori. E forse con Ljubenović la palla sotto arrivava meglio, riuscivano a sfruttarla meglio, però ti dico, la femminile è un po' questa. Terzo fallo comunque importante, accidenti, per l'astro di Pat Marcello, costretta al cambio, ma secondo me anche Martellini e comunque la Corte o Fidossi hanno un trio di guardie valide, altrettanto vale, insomma la partita non dovrebbe calare di livello per l'astro, vediamo un po'. E poi c'è sempre la carta del risparmio di Sabina Pacilio, che è tenuta precauzionalmente in panchina, ma nell'ipotesi in cui dovesse servire ovviamente
la guardia campana ha anche la capacità di tenere palle e di gestire il ritmo di gioco. Fidosi, che forse aveva anche lo spazio per provare la tripla in questa finta di corpo, forse anche un po' involontaria. Si riparte invece da Martellini, adesso da Fidossi, la penetrazione di Laccorte, spizza un pochettino la palla Innocenti e trova il canestro Ganga. In panchina c'è anche Virginia Sava, che in termini di temperamento può dare qualcosa al suo gruppo. Sì, sicuramente adesso il coach lo sta risparmiando per, magari per i prossimi minuti, quando ci sarà bisogno magari di quella cattiveria, di quell'esperienza in più. Buon movimento di Mura, che ancora ha fatto canestro, preso fallo. Dico, è una ragazza veramente interessante e ha tanta voglia di giocare, lo sta dimostrando in questo momento, insomma. Ed è una Mura che con questo settimo punto personale sta di fatto diventando la protagonista di questo derby, perché dei 20 messi a segno dalla Virtus ben 7 sono di questo nuovo acquisto arrivato in settimana, che sta giocando non soltanto lontano da canestro, ma in ben due occasioni ha trovato due canestri strappando un rimbalzo in attacco, nonostante non sia certamente tra le giocatrici con i maggior centimetri a disposizione. Martellini non riesce a trovare la penetrazione su Dettori, la palla poi arriva su Cirronis, il fallo di Gambuzza. Non sei molto convinto. Ho qualche dubbio su questo fallo. Adesso l'arbitro era vicino, sicuramente ha visto meglio di noi. Mi sembrava una stoppata abbastanza pulita, però ci sta anche questo, insomma. Purtroppo è il terzo fallo, però, che priva Gambuzza il campo a Gambuzza. Vedremo un po' adesso con l'internata di Mastio cosa succede. Insomma, non credo che ci siano dei grossi cambiamenti anche a livello di difesa. In mezzo penso andrà a giocare o la stessa Mastio o Dettori, vedremo un po' come il coach dispone la difesa in questo momento. È andato brava Cirronis a prendersi questi falli, l'esperienza vuol dire molto in queste situazioni. Ed è il momento in casastro anche di Claudia Canalis, con la giocatrice numero 20, l'anno passato la più utilizzata tra le giovanissime del campionato. È un play classe addirittura 1998, l'anno passato vestiva la maglia del San Salvatore Selargius con 9 minuti di utilizzo, come detto tra le più utilizzate, quest'anno è scesa poco meno di 7,5 minuti, ma potrebbe chissà diventare protagonista magari con le sue triple al fulmicotone, due più volte è entrata in campo e ha trovato la tripla vincente, Claudia Canalis. Adesso invece la palla è consegnata a Innocenti, che scarica su Dettori, che trova la tripla che in qualche modo potrebbe accendere questa partita, perché la Virtus è nuovamente lì, agganciata sul meno 3, 26-23. Sì, la partita sta iniziando a prendere un po' di interesse, effettivamente il primo quarto così da dormire, il secondo sta un po' prendendo vivacità questa partita. È chiaro che puntiamo, ripeto, come ho detto prima, la Virtus punta molto sulle ragazze giovani, e Dettori è una di quelle che sicuramente io la vedo come uno dei prospetti migliori a livello nazionale del 96, brava, forte, manca ancora sicuramente un po' di personalità e un po' di grinta, ancora alterna cose buone a delle boiate pazzesche, per cui bisogna dargli tempo di imparare a giocare e farsi esperienza. Questo fallo ad esempio era chiaramente, si poteva evitare, però ci speriamo molto, insomma, speriamo su di lei come speriamo su Valentina Mura. Per entrambe le formazioni il bonus falli, e dunque su ogni fallo subito si andrà in lunetta. In questa occasione in realtà Ganga era in tentativo di tiro, dunque avrebbe comunque dovuto tirare i due tiri liberi. Non è però fortunata, neppure precisa e brava né nel primo né nel secondo. Il risultato rimane dunque sul 27-23, anzi il primo è stato messo a segno, dunque 27-23, 4 punti da recuperare, ma c'è un'inflazione di passi di Beatrice Mastia. In questo caso io penso il direttore di gara più ingannato dalla presa della palla di Mastia piuttosto che dalla posizione dei piedi. Ho fatto fatica anch'io a vedere passi in questo momento, in questa situazione, però ci sta, insomma, forse era un po' scordinato il movimento più che il passi, è stato distratto dallo scordinamento di Beatrice. Buona palla recuperata adesso di Bella Virtus, vediamo un po' come la gestiscono. Oppo, Innocenti, scarico sull'angolo per Innocenti adesso, scusate, prima era Valentina Mura, ancora rimbalzo in attacco, se in qualcosa sta peccando l'astro, oltre alla gestione del ritmo, che in qualche modo forse potrebbe anche accelerare, visto la qualità che ha tra le sue fila,
se qualcosa sta sbagliando, sicuramente nel tagliafuori, nel concedere un po' troppi rimbalzi alle gambe della Virtus, che sono sembrano un po' più fresche, almeno in questa fase. 27 a 23, mancano solo 7 secondi. Canalis, la penetrazione e il grandissimo assist per Ganga, che non ne approfitta, così come Cirronis, che solo alla fine riesce a trovare i due punti che assolutamente sono validi, anche se coach Schirru non sembra molto d'accordo da questo punto di vista. Insindacabile però il giudizio dei direttori di gara, 29 a 23. Anticipiamo con le immagini di Antonio Carta il tabellone elettronico, si va dunque al riposo lungo con la Virtus Cagliari in vantaggio di 6 lunghezze. Grossa ingenuità sotto canestro, perché tre rimbalzi così presi in maniera ingenua non deve essere fatto, ci voleva più cattiveria da parte della Virtus. Che cosa? Si riparte 29 a 23, 6 punti di ritardo per la Virtus Cagliari. Si ritorna in campo con gli stessi quintetti, con la Virtus che deve provare a accelerare forse il ritmo, come dicevo in apertura, anche perché l'inerzia si è chiusa in qualche modo un po' dalla sua parte. 9.42 da giocare, appena 20 secondi e Fidossi salta le posizioni, la palla arriva sulle mani di Pacilio per Ljubenović, gioco a spalla canestro e dunque l'Astro rimette un pochettino le cose a posto. 31 a 23, 9.27 da giocare. Sì, adesso chiaramente l'Astro spinge di più, fa entrare Pacilio, di nuovo il quintetto buono a disposizione di coach Zedda, e già si vede come cambia la partita. Adesso bravi a attaccare la zona, perché comunque Ljubenović sotto è immarcabile in questo momento, e in più hai due bocca da fuoco come Marcello, ma stessa Fidossi e come Pacilio. Vediamo un po' come la partita, che via prende la partita adesso. Fa bene Schirru ad aver lasciato sul parquet di gioco Valentina Mura, che pesca il nono punto personale sui 25 segnati dalla Virtus, che riavvicinano ancora 6 lunghezze al Virtus Cagliari. La prestazione di Beatrice Mastia, lo scarico per Mura, non c'è la circolazione su Lidia Oppo, qua chiede un po' troppo alle sue capacità, c'era il raddoppio difensivo Cirones Pat Marcello, la penetrazione è di Oppo ed è fallo in attacco, non sei d'accordo? No, stavolta no, non voglio fare il supporter Virtus, ma quest'anno stavolta non ero d'accordo su questa decisione arbitrale, era un fallo della difesa tutta la vita, però vabbè, va bene, bene così. Fidossi intanto è nuovamente in panchina Claudio Canalis, che ha potuto giocare soltanto qualche secondo. Zedda rischia con Pat Marcello in campo, ma anche Sabrina Pacilio è entrata con la maglia numero 8, forse ha capito in qualche modo l'antifona Zedda, il fatto di rischiare tenendosi addosso la Virtus per così tanto tempo, in qualche modo dando convinzione alla formazione di Schirru. Ljubenović sbaglia il tiro a canestro, poi strappa un bel rimbalzo senza neanche saltare tanto, soprattutto sfruttando centimetri e fisico, e poi subisce il fallo che le permetterà di far ripartire la nuova azione in attacco con 14 secondi da giocare, ed è il momento anche di Virginia Saba, come vedete sul cubo del cambio, entrerà al posto di Lidia Oppo. secondi, palla per Ljubenović che chiedeva il taglio di Fidossi, che però non se ne ravvede, lo scarico è per Ljubenović, tiro e canestro soffice dell'ex Virtus per il 33-25. Buonissimo gioco in attacco questa volta dell'Astro, con penetrazione di Pacilio e scarico su Ljubenović. Ljube da quei metri lì è devastante, è la sua mattonellina, quindi buon attacco dell'Astro. Non ha risposto altrettanto bene la Virtus, un tiraccio di Beatrice Mastio e niente, andiamo avanti. Mastio, che aveva peraltro trovato anche una buona posizione, è stata poi intimidita dalla presenza di Ljubenović là davanti, scegliendo poi il tiro dalla media in allontanamento invece che provare ad andare dentro. Mura intanto per una Virtus che prova a ripartire, Innocenti, mancano un po' le incursioni accese ed Innocenti in questa partita. Sara, purtroppo è un periodo un po' di calo, un po' voi per la stanchezza, voi perché ha avuto qualche problema fisico durante anche la settimana, e sta mancando, cioè, i suoi punti sono fondamentali per la Virtus, perché è l'unica che ha in mano 10-15 punti a partita. Ultimamente
non sta giocando forse al meglio delle sue capacità, ma è un periodo che ci può stare, insomma. Speriamo poi che si riprenda presto, perché senza il suo apporto la Virtus è veramente nei guai. 33-25, poco più di 3 minuti di gioco, con Cirronis che manda a quel paese la sfera, che invece era caduta dentro il cesto. 35-25, i primi 10 punti di vantaggio dell'Astro in questo match. Anche qua Mastio forse aveva la possibilità di tirare subito senza il palleggio in allontanamento, invece la Virtus si complica un po' la vita, fa circolazione, fa arrivare la palla nelle mani di Virginia Saba, che però appartiene a quel gruppo di poco precise da dietro l'arco, come è successo finora in questo match. E purtroppo il problema della Virtus, che ha nelle ultime partite il calo, un grosso calo a livello mentale nella seconda frazione di gioco, tant'è che come spinge un po' l'Astro, ha già preso 10 punti e la Virtus non è capace di rintuzzare gli attacchi dell'Astro. Virginia sì, non è brava, forse il tiro da 3 punti va molto aggiornata anche lei, è capace che ti faccia buone medie, come faccia dei buchi nell'acqua incredibili. Adesso speriamo che si riprenda, perché comunque per entrata deve entrare un po' nella partita anche lei mentalmente. Attenzione Virtus, perché l'Astro sembra in qualche modo andare via. 12 punti di vantaggio, 37-25, la penetrazione di Mastio, il fallo fischiato a Sonia Cirronis, e dunque sarà ancora una volta rimessa laterale per la Virtus. Si tratta del terzo fallo personale anche per Sonia Cirronis, contro i falli anche Pat Marcello. Bisogna continuare a spingere sulle penetrazioni, parlo ovviamente in casa Virtus, per provare a creare qualche problema nelle giocatrici più importanti. Qua invece Saba ci prova, subisce però la stoppata facile di Sabrina Pacilio. 9 secondi ancora da giocare per la Virtus, ancora la rimessa sotto canestro per Virginia Savo. La sensazione è che un po' tutte e due le squadre siano stanche. Ma stanche, non vedo come stanchezza proprio fisica, più una stanchezza mentale forse. Non, anche perché quando vedi che tu insegui, non riesci a prendere poi mai l'avversario, ti viene una sorta di sfiducia. Ma comunque sta facendo bene la Virtus ad attaccare in questa maniera, cercare le penetrazioni, perché forse è l'unico modo per riuscire a scardinare un po' la difesa dell'Astro, perché il tiro da fuori purtroppo non è la qualità migliore che ha la Virtus. E di contro l'Astro sta giocando nella sua maniera, adesso ha le due lunghe in campo, quindi possono disporre di una forza sotto canestro e con le esterne buone sugli scarichi, quindi l'Astro sta prendendo sicuramente in mano le redini della partita e la Virtus cercherà in qualche modo di non farsi sopraffare più di tanto, insomma. Questi due tentativi della lunetta di Sena Cironi, se l'emblema l'istantanea di questo match, il primo molto fuori misura, il secondo addirittura senza trovare le canestre. Come hai detto tu, stanchezza mentale, perché conta molto la testa, soprattutto in campo femminile. È il 90% della femminile, insomma. È chiaro che la qualità delle giocatrici va, ma se non hai poi una freschezza mentale tale, non ti serve niente, capito? Nella femminile conta molto tanto il cervello, è chiaro, poi anche il fisico e la tecnica vuol dire molto, però è solo una questione mentale. E secondo me ancora la Virtus deve riuscire a calarsi nei play-out, perché ancora non siamo neanche con la prima partita, quindi tante difficoltà, e deve essere più incisiva, più specialmente più cattiva. Rimessa da fondo per, anzi da lato per la Virtus Cagliari, affidata a Valentina Mura. 37-25, 6 minuti e 4 secondi da giocare. Beatrice Mastio non riesce ad afferrare il passaggio lungo di Mura, la palla è fuori e dunque nuovamente delle giocatrici in maglia giallo-nera. Schirru dice: fatemelo capire alla squadra cos'è che sta chiedendo, a tuo parere. Sì, errore stupidissimo questo della gestione di una palla, che sono tutti palloni importanti, quindi questo ti fa capire in questo momento la debolezza della Virtus a livello proprio mentale, perché questo, un pallone mal gestito come questo è difficile anche a livello giovanile. Sicuramente l'Astro, con l'esperienza che ha, con le giocatrici importanti che ha, riesce a gestire la partita in modo molto più tranquillo. E vedi anche questa è una brutta penetrazione, ma una brutta conclusione soprattutto di Virginia Saba. La penetrazione era buona, il tiro non altrettanto. Manca molto di convinzione la formazione di Schirru, che non può far altro che rigettare sul parquet la fisicità di Menechiera Gambuzza, perché davvero è stato troppo facile la penetrazione prima di Anna Lubienovic. Fuori dunque Angela Dettori,
mestamente torna in panchina. In realtà manca ancora tantissimo, una frazione e mezzo, quasi 16 minuti, dunque può ancora cambiare tutto, però davvero una Virtus che sembra già un po' demoralizzata, è piuttosto rischioso questo in una fase che è appena iniziata e che doveva evidenziare un gruppo che doveva davvero giocare col coltello tra i denti. Ti ho detto, il limite che ha questa squadra, questo gruppo di giocatrici hanno questo grosso limite. Nel secondo tempo ci perdiamo, non so, io non capisco, oltretutto ci lavoro tutti i giorni insieme, c'è tanta voglia di lavorare in palestra, si lavora tanto forte, il coach fa buonissimi allenamenti intensi. Però poi in campo, in partita, ci perdiamo su queste cose. C'è un calo proprio mentale, la squadra sembra che non ne abbia più da spendere. E questo è un vero peccato perché, come hai detto bene tu, i play-off non perdonano. Tutte vogliono vincere ed è fondamentale vincere. Anche due punti, prendere due punti qui oggi sarebbe una cosa fantastica, se non altro per il morale, oltre che per la classifica. Però non abbiamo ancora la forza per gestire queste partite. Una Virtus alla ricerca di una leader anche in termini di carattere e di determinazione. Intanto arrivano i due canestri dalla lunetta di Virginia Sava, che in precedenza ha subito il fallo di Alessandra Fidossi, che adesso fa ripartire l'offensiva dell'Astro. Nessuna delle compagne però prende posizione, non sa chi scaricare, alla fine solo a Sabina Pacilio, che fa arrivare una palla un po' fuori misura per Cironis, che applaude la compagna, ma in realtà era buona l'idea, non tanto la sua esecuzione. 39-27, ancora più 12 come è successo nella prima frazione. Si torna a segnare pochissimo con il tabellone elettronico cristallizzato su questi 12 punti di vantaggio dell'Astro. Innocenti, Beatrice Bastio, ancora una volta un canestro con l'aiuto del ferro per il meno 10 della Virtus. Arriva anche l'eccitamento del pubblico, che ha capito che serve dare una scossa mentale a questo gruppo. Qua c'è forse il fallo alle compagne, la giocata spalle a canestro, recupera il pallone la Virtus, vediamo, perché se dovesse concludersi questa azione con due punti ho la sensazione che potrebbe essere l'azione utile ad accendere questa partita. Mura invece fa trascorrere i secondi, ne mancano 13 per chiudere l'offensiva della Virtus. Virginia Saba si lascia alle spalle Alessandra Fidossi, arriva il canestro di Beatrice Mastia. Sei d'accordo? Potrebbero essere i due punti utili ad accendere la sfida. Certo, la partita è ancora apertissima, il tempo ce n'è tanto. E la scossa forse è stata intelligente, coach Schirro a cambiare difesa, sono passate a uomo, quindi c'è più pressione da parte della Virtus sulle giocatrici dell'Astro, e questo dà sicuramente una scossa alla partita, anche perché la zona stava diventando una difesa blanda, una difesa senza cattiveria. Mi sta meravigliando che l'Astro faccia tanta fatica a attaccare la difesa della Virtus, quindi buona mossa del coach. La partita sembra riaperta, sai, ma basta un attimo per andare sotto di 10 o... Vediamo, sono fiducioso che le ragazze possano riprendere in mano questa partita, che si può tutto sommato vincere. Non sembra un'assurdità, ma non mi sembra un Astro talmente forte da schiacciare la Virtus in questo momento. Intanto nel tentativo di Zedda limitare, anzi interrompere il buon momento della Virtus. Otto punti di ritardo, ancora la difesa uomo della Virtus, che sembra un'altra Virtus. Vediamo se sarà in grado di tenere. Intanto il fallo fischiato da Beatrice Mastio, a te la lettura. Sì, ci poteva stare questo fallo. Beatrice in ritardo, non ha potuto fare altro che fallo. Brava Fidossi a trovare lo spiraglio giusto per infilarsi in area e prendersi il fallo. Buon fallo, stavolta gli arbitri hanno fischiato bene. Se onestamente non vedo come ci possa essere fallo qua. Cambio intanto per la Virtus, fuori Sara Innocenti, non è molto d'accordo il pubblico, anche perché è stata protagonista di qualche bel recupero, o comunque co-protagonista di qualche bel recupero. Dentro nuovamente Lidia Oppo, 39-31, 3-37 da giocare, terza frazione di questa prima giornata d'andata della retrocessione girone F, nel quale sono inserite tre delle quattro formazioni sarde. San Salvatore è stato invece inserito nel girone G, riposa in questo turno di campionato, giocherà invece fra una settimana la gara in casa col Civitanova Marche. In realtà l'avversario del San Salvatore non sarà il Civitanova Marche, essendo inserito
in altro gruppo, in questo momento non ricordo, vedremo comunque come, contro chi dovrà provare a conquistare i primi due punti della formazione di Staico. 40-31, 3-20, recupera l'astro che in qualche modo sta smorzando il momento della Virtus. Fidossi deve rallentare, la tripla di Martellini arriva a suggellare, a congelare il buon momento della Virtus. Sì, è stato un piccolo errore di Valentina Mura, l'astro giusto, e per questo è sicuramente tanta esperienza, ha approfittato subito del momento. Brava Martellini a punire da tre punti. La partita, dico, va molto alternata, vedi un momento più una squadra, un momento più l'altra. Chiaro che l'astro, avendo un organico migliore, può permettersi cambi. Vedi, sta uscendo più bene per un quattro falli, però non cambia poi di tantissimo il livello della squadra. Insomma, la Virtus con dei cambi è già più in difficoltà. È stato bene, secondo me, anche il cambio di Assara Innocenti, perché ogni tanto va la bimba della ragazza, deve riposare, perché non riesce a gestire 40 minuti di tutte le partite. Quindi il fatto di Valentina Mura è importante, che per quello, per dare un po' di fiato a Assara Innocenti, che magari la ritrovi poi nel quarto più in forma, più tonica. C'è un po' in attacco adesso, fischiato la giocatrice, la maglia numero 7, no, maglia numero 17, Alessandra Ganga. Anche in questo caso sembra essere stato un blocco irregolare. Entrambe le formazioni col bonus, a 2 minuti e 35 da giocare, con la Virtus sotto nuovamente di 12 lunghezze, ma un po' più convinte. Guardate come Mura trova il suo undicesimo punto in questa gara. Quando è andata in penetrazione ha sempre avuto quella precisione che è più volte mancata alle compagne. Bravo, molto bravo, un movimento intelligentissimo, è riuscito a fare canestro e prendersi anche fallo. È un po' la vendetta della ex, come si dice, no? È stata veramente molto brava, una ragazza intelligente, un prospetto su cui lavorare per il futuro, per la Virtus. Schiru incita le sue, fa bene perché c'è un nuovo possesso della Virtus conquistato tramite la regola della freccia alternata su palla contesa. Gambuzza, la più veloce a gettarsi a terra, non so, nonostante la sua mole. Adesso c'è il blocco portato su Valentina Mura, la circolazione, Virginia Saba lo oppova, forse anche la possibilità di giocare in penetrazione, invece da una palla complessa, ma la Virtus recupera con un buon raddoppio. Lo scarico ancora su Valentina Mura, non trova il momento giusto per tirare la Virtus, è però più convinta in termini di penetrazione, ma Saba in questo caso pesta la linea laterale e dunque anche in questo caso la Virtus getta le ortiche questo nuovo attacco e rimane a 10 punti di ritardo. Sì, peccato che era un'occasione per riavvicinarsi di nuovo alla partita, cercare di riaprire la partita, un errore ingenuo di Saba e palla persa. Adesso l'astro in attacco, sicuramente ha, ripeto, più organico, più giocatrici di talento, più giocatrici esperte. Vedi brava Martellini a riuscire a bucare la difesa, anche se Ganga qui ha fatto una cosa inguardabile, però la partita la tiene in mano sicuramente l'astro. Bisogna una svolta forte per la Virtus, ancora fallo addirittura, fallo in attacco per la Virtus, niente. Si aggancia al corpo avversario come era Chiara Gambuzza nel tentativo di liberarsi dalla difesa di Sabina Pacilio, commette però fallo e dunque l'astro avrà il nuovo possesso quando mancano 1 minuto e 30 secondi. Fidossi palla per Martellini, qua c'era forse anche un'infrazione di passi per un ritardo nella palla a terra da parte dell'ex giocatrice la Mercedes Alghero. C'è comunque l'infrazione di passi adesso della stessa Tatiana Martellini e c'è il time out puntuale, perché va dato merito a Carlo Zeda nel riconoscere i momenti delicati del match, chiamato dal coach giallonero. Un minuto e 18 da giocare di questa terza frazione, 43-33, ancora 10 punti di ritardo. Certo, dicevamo a microfono spento, 33 punti in Serie A 2, anche se in campo femminile sono troppo poche per vincere la partita. Sì, no, è una cosa
Purtroppo è il problema della Virtus attuale, non abbiamo giocatrici con tanti punti nelle mani e ne paghiamo tutte le conseguenze, perché chiaramente fa 33 punti, è una partita che non vinci, ma neanche a livello giovanile si può vincere una partita con 33 punti fatti. Ricordo che anche in casa non riusciamo a arrivare a 50, per cui manca proprio il famoso top player, quella che ti segna 20 punti a partita e ti tiene la partita sempre in equilibrio con le altre squadre. In questo momento la forza della Virtus, devo prenderne atto, ne prendiamo atto, che è questa. Speriamo chiaramente nel miglioramento, però all'onore del vero non abbiamo proprio la giocatrice che riesce a segnare in continuità, sono tutti punteggi bassi, 4-6 punti a giocatrice, e onestamente troppo poco per una Serie A. Molto brava Mastio qua a trovare lo spazio giusto per entrare tra le maglie difensive un po' ferme in realtà dell'Astro, ma lì il rischio di commettere fallo era un po' troppo elevato. 4-4-35, 9 punti di ritardo, una nuova fiammata d'orgoglio della Virtus, riavvicina la formazione di coach Schiro. Adesso però c'è il fallo di Gambuzza, e se non sbaglio si tratta del quarto fallo personale di Maria Chiara Gambuzza. Il terzo fallo, forse il fallo è invece stato fischiato a Beatrice Mastio. 26 secondi da giocare ancora con la corte che va in lunetta. Per due tiri liberi, il tiro mancino della corte dentro, primo dei due tiri liberi, nuovamente 10 punti di vantaggio per l'Astro. Invece non usa le gambe Michela Lacorte e va fuori il secondo tentativo. Il fallo di Michela Lacorte, un po' poco reattiva di gambe, brava anche Virginia Sava a spingere in contropiede obbligando l'avversaria al fallo personale. Si tratta del primo fallo di Michela Lacorte. Squadra in bonus e dunque Sava ha la possibilità di riavvicinare le sue con 22 secondi da giocare, a 8 punti soltanto di ritardo con una Virtus che, qualora non dovesse conquistare i due punti, se ne deve rammaricare, perché davvero ha più volte dato la sensazione di poter spingere e prendere la partita. Sì, ti dico, la partita si poteva tranquillamente, devo ancora finire, ma si poteva gestire in maniera forse diversa, se aveva avuto un po' più di convinzione, quel pizzico di voglia, di coraggio in più, non tanto di voglia, perché di voglia ragazzi ne hanno tanta, ma un po' troppo timore verso l'Astro, che insomma sì, discreta squadra, ma niente di eccezionalmente eccezionale. Vedi anche questo canestro preso a 0 secondi, fa ridere, onestamente qui ci voleva cattiveria, per il rimbalzo doveva essere della Virtus, si pecca in queste cose, purtroppo ti dico, non c'è quella cattiveria giusta per in questi frangenti almeno. Agonista. Ultimi 10 minuti nella speranza della Virtus Cagliari di poter rimettere in piedi questa partita. 47-37, 10 punti. Vediamo come la formazione di Schirru proverà a risalire la china. Intanto è Pacilio a commettere infrazione di passi, si lamenta col direttore di gara, però era assolutamente l'infrazione di passi corretta. Sì, no, buon fischio, sì, anche se Pacilio si lamenta, però da vecchia marpiona qual è, però era sicuramente passi, è stata brava la difesa a chiudersi e fargli fare infrazione. Vede ancora Valentina, si prende delle belle iniziative, in questo caso è stata anche aiutata, però brava, tenete buona cosa. Intanto una notizia, Schirru preferisce Mura a Innocenti in questo momento del match. Ma può essere un segno per il futuro, sai, a puntare sulle ragazze, è giusto, a puntare su ragazze sarde, ragazze brave, è giusto per certi versi. Poi è chiaro che, ripeto, in questo momento Sara ha bisogno di riposo, ha bisogno di minuti in panca, perché ha tirato la carretta fino adesso e quindi avrà poi modo di giocare tanto ancora, perché per noi il playmaker è fondamentale, la sua levatura tecnica, il suo carattere per la Virtus è importantissimo. Però sono contento veramente che per i tanti minuti dati a Valentina Mura, che li sta tutto meritando, li sta sfruttando al meglio, ed è questo che dovrebbero fare tutte le ragazze giovani che si avvicinano al basket, sfruttare i momenti che gli si danno, momenti anche importanti. Brava Valentina. Invece sbaglia ancora Virginia Saba con un passaggio un po' troppo lungo che non arriva nelle mani delle compagne, dunque
la Virtus vanifica quel buon rimbalzo in attacco catturato in precedenza da Gambuzza, che nel corpo a corpo con Alessandra Ganga aveva avuto la meglio sulla giocatrice con la maglia numero 17. La palla è fuori e dunque la Virtus ha ancora un altro attacco. Funziona meglio la difesa della Virtus, un po' più aggressiva, di a cercare di fare qualcosina di più in attacco. Sì, anche perché vanno in affanno molto le ragazze dell'Astro, però poi continuiamo a buttare via palloni importanti la Virtus. Si vanifica tutto quello di buono che si fa in difesa. Però è una difesa giusta, una difesa aggressiva, bene, lavorano tutte bene ed è importante che per il proseguo del campionato, chiaramente, al di là della partita di oggi. La Corte riceve questo passaggio nella lunga circolazione dell'Astro, l'esperienza di Pacirio che scarica, smista i palloni alle compagne. Qua Oppo prende il rimbalzo, poi allarga un po' il gomito nel tentativo di prendere posizione. La Virtus è sempre lì, anche se spara molte volte a salve senza riuscire a trovare il tiro vincente. Ancora Mura, ancora una tripla con l'aiuto del tabellone, insomma. Lascio a te il commento. Ma finalmente anche Virginia Sabato, anche perché il tiro da tre c'è l'altro, tutto sommato, voglio dire. Quindi, bene, si è stata premiata finalmente. Ci voleva per essere per il morale. Adesso passata difesa 1-3-1, mi sembra il coach, la difesa che ama tanto. Vedremo i risultati che darà. E ancora una volta Zedda anticipa il momento di difficoltà e butta su parquet tutta la sua qualità. Lui viene invece Pat Marcello in una volta sola al posto di Ganga e Fidossi. Sicuramente gli equilibri cambieranno. Sì, beh, bravo coach Zedda a capire la partita e muoversi di conseguenza. È chiaro che in questo momento, cambiando anche difesa, serve gente che tira, gente da sotto che si fa valere. Ljubenović è il numero uno in questo caso e Paciglio altrettanto. Buona mossa del coach. Ancora un tentativo di palla filtrante alle compagne, da parte di Oppo non va, c'è il tentativo di penetrazione, palla gettata alle ortiche dalla Virtus, scade il tempo, la palla comunque non sarebbe entrata, scadono i 24 secondi e la palla è nuovamente dell'Astro. Intanto vediamo, sempre con le immagini di Antonio Carta, Tatiana Martellini che ha subito un infortunio alla spalla nello scontro molto violento con Virginia Saba. 47-40, 7 minuti e 20, Martellini prontamente si rialza, la circolazione affidata a Pat Marcello e Michela Lacorte, la penetrazione, gioca a spalle a canestro Anna Ljubenović, ancora per Lacorte, non c'è lo spazio per tentare il tiro, si sposta e prova Michela Lacorte, poi c'è il rimbalzo di Beatrice Mastio, deve rallentare perché c'è un 1 contro 4 e Martellini, nonostante l'età decisamente più avanzata rispetto a Beatrice Mastio, strappa la sfera dalla giocatrice con la maglia numero 9 che poi commette fallo e, come da regolamento, fallo dell'ultimo uomo antisportivo. Sì, questo è un grosso errore di Mastio, non puoi perdere un pallone del genere e puoi fare un fallo così brutto. Chiaramente vedi Martellini intelligente, furba, è stata brava. Non Beatrice, no, non deve, questi errori non si devono fare in un momento poi delicato della partita in cui stai cercando di rimontare, perdere un pallone così dopo che hai fatto tanta fatica a conquistarlo è un peccato, questo veramente è una brutta cosa. C'è anche il possesso aggiuntivo per l'Astro Cagliari che ritorna in distanza di sicurezza, 49-40, 6 minuti e 50 da giocare. Ljubenović, tiro fuori misura di Ljubenović, la Virtus ci riprova con Valentina Mura e sul cubo del cambio Sara Innocenti. Ti chiedo subito, giocherà con Mura e Innocenti insieme oppure Mura sarà destinata a ritrovare la panchina? Sì, perché comunque Valentina sta facendo una buonissima partita, sarebbe un peccato in questo momento toglierla dal campo. Vedremo un po' le decisioni poi, a meno che fosse un po' di stanchezza, ma non credo, perché è una ragazza che corre, che è una ragazza molto fisica, vedi il cambio con Oppo. Purtroppo Oppo sta pagando ancora l'infortunio subito qualche tempo fa, una caviglia, non si sta allenando regolarmente e si vede perché in campo ha tante grosse difficoltà, insomma. Buon cambio. Questa sua lunga carriera Oppo non tanto fortunata, a partire dalle vicissitudini in casa Cusa, anche lì un infortunio non le ha permesso mai di fare la dovuta esperienza in una categoria che le compete.
Sabina Pacilio per il più 11 dell'Astro, le due veterane, l'esperienza di Pacilio e Marcello, rimettere le cose a posto in casa Astro. Saba Innocenti, la solita penetrazione con finta di corpo di Sara Innocenti, scarico per Virginia Saba, si fa fatica a trovare lo spazio in casa Virtus. Gambuzza trova comunque il canestro dalla media distanza che tiene vive le speranze a 5 minuti e 42 secondi. La corte, Pacilio la straumenta la circolazione, Pat Marcello, c'è lo spazio per tirare, non lo fa Martellini, scarica invece per Lubienovic, pallone un po' corto, recupera ancora Pat Marcello, stanno scadendo gli 8 secondi ancora per tirare, lo scarico per Pat Marcello, non va il canestro, il taglia fuori. E ne esce fuori una sorta di ponte involontario di Virginia Saba. Guerra selvaggia su di canestro. Beh, è bello comunque vedere anche queste cose, eh. Un po' di sana battaglia sportiva. E vediamo, poi se la Virtus dovrebbe trovare un po' più di coraggio, un po' di cattiveria per riuscire a riaprire questa partita che comunque la vede sotto di 9 punti. Poi ci perdiamo purtroppo in queste cose qua. Non ti ripeto, non avendo il giocatore che ti sa concludere, che ti sa chiudere la partita, è difficile in questo momento, insomma, per la Virtus riuscire a prendere l'astro. Poi, quando poi vedi le giocate di Pat Marcello, Sabrina Pacilio, quando vuol far canestro fa canestro, e la stessa Ljubenović, capito? Manca proprio il giocatore che ti gira la partita in questo momento. Quattro minuti e 53, 51-42, 9 punti di vantaggio per l'Astro. Martellini ha il tempo per tirare, la palla non si arrampica come in precedenza sul ferro, non va dunque dentro. Spinge Sara Innocenti, lo fa però poi dalla parte in cui c'erano più giocatrici maglia giallo-nera, dunque è costretta a rallentare, fa ripartire l'azione da Virginia Saba. La palla è nuovamente per Innocenti, il blocco è portato da Beatrice Mastia e fa buona guardia, però molto bene Michela Laccorte ed è brava Pacilio a mettere le mani per prima sulla palla, obbligando la palla contesa che però che premia l'Astro. 4 minuti e 25 più 9, gara finita. Finita no, perché sai, abituati come la Virtus a prendere nei 25, a essere sotto, già sotto di 20, a essere meno a meno 9. Può succedere tante cose ancora, è chiaro che l'inerzia della partita l'ha in mano l'Astro perché può giocare più tranquillamente, può esprimere il talento delle giocatrici a piacimento. Vedi anche adesso buonissimo assist di Sabrina Pacilio per Ljubenci. La difficoltà della Virtus è l'attacco, tutto sommato prendere 50 punti in trasferta non è tantissimo, vedi poi queste cose, è l'attacco che difettiamo nell'attacco, per cui diventa tutto più difficile, perché difendere bene, poi buttare via pallone in attacco non serve a niente, fatica, tanta fatica in difesa e vanificare tutto in attacco, il problema grosso è questo. Una brutta palla di Martellini per Pat Marcello che riesce poi a trattenerla, ma questa volta l'attacco è nuovamente della Virtus, un astro che in precedenza, come hai detto tu, aveva trovato facili due punti con la circolazione, liberando Anna Ljubenović che per ultima ha dovuto soltanto appoggiare a tabellone la tripla di Virginia Saba che non va. 3 minuti e 34, 5-3-4-2 più 11 per l'astro Pat Marcello. Lo scarico ancora per Tatiana Martellini, non trova il canestro, si riparte da Valentina Mura per questi ultimi attacchi di questo terzo derby stagionale, primo della pool retrocessione che sarà caratterizzata da numerosi faccia a faccia tra sarde, oltre a Astro Virtus ci sarà anche Astro Mercede, Virtus Mercede e poi ovviamente tutte le gare di ritorno in cui le tre sarde dovranno cercare di evitare l'ultima posizione, quella che decreterà inesorabilmente, salvo consueti ripescaggi degli ultimi anni, la squadra che farà ritorno nella terza serie nazionale che, se non sbaglio, l'anno prossimo non sarà più la Serie A3. No, la 3 verrà, la federazione decide di togliere la 3, che comunque considero personalmente, mio giudizio personale, un campionato inutile, solo il fatto di tante spese. Ritorna la vecchia Serie B, quindi speriamo che si alzi anche il livello della Serie B anche a livello regionale, e chiaramente alzandosi
togliendo questo campionato dovrebbe migliorare anche il movimento femminile, che al momento è anche decisamente in crisi, se vogliamo, a livello sia nazionale e soprattutto anche regionale. Vedremo un po', chiaro che il discorso saremo ripescati a me non piace, bisogna conquistarsi la salvezza sul campo al termine del campionato, evitando magari eventuale spareggio, salvarsi in modo tranquillo con le proprie forze, non sperare sull'aiuto di nessuno, perché nessuno ti aiuti. La stessa Alghero, che facendo un campionato, una prima fase con due punti solo, con due vittorie, sarà un avversario durissimo per noi, così come le altre, così come la stessa Salerno, che ha vinto anche loro hanno vinto una partita, però ripeto, i play-out cambia tutta la storia, cambia, è solo più questione di tensione fisica e mentale, soprattutto mentale, sarà solo una, è come si vede oggi, insomma, vedi i cali mentali come abbiamo, andiamo sotto di 10, come tiriamo un po' la partita, riprendiamo. Quindi sarà un campionato difficile, difficilissimo, ma speriamo di riuscire a salvarci, insomma. Intanto dopo il time out si torna in campo con, come potete notare, un fallo antisportivo, in realtà in precedenza il quinto fallo fischiato da Beatrice Mastio, cui risponde Lubienovic infastidita, si lamenta in maniera abbastanza vistosa, per il direttore di gara è fallo antisportivo e allora va in lunetta per il tiro più possesso Virginia Saba. 5-3-4-4, 2 minuti e 42 da giocare, 9 punti da recuperare per la Virtus, che ritrova in campo Virginia Saba. Qua Gambuzza a metà tra l'infrazione di passi e la sciocchezza del non vedere il canestro. Brava, era sola sotto canestro, ha preferito scaricare la palla fuori, e anche questo sono quegli errori brutti che vedi, anche quest'altro, vedi. Anche qua adesso c'è stato un fallo, ma insomma dubbio, onestamente, anche qua Virginia poteva gestire la palla in modo migliore, è stata premiata dagli arbitri, hanno fischiato un fallo, ma così. Fallo dubbio questo, fallo dubbio ugualmente quello di Valentina Mura, un po' in entrambi i casi mi sembra sia stata la palla ad aver colpito il piede delle giocatrici, ora a meno che non sia cambiato il regolamento nel quale anche colpire la palla significa fallo. Qua davvero non poteva sbagliare Gambuzza, attenzione perché 2 minuti e 07 e la Virtus magicamente ritorna in partita con 7 punti da recuperare. C'è ovviamente la pressione di Virginia Saba su Pat Marcello, la palla arriva poi qua, c'è il fallo fischiato a Gambuzza, la numero 18. E il quinto fallo personale di Gambuzza, dunque erano le ultime speranze sui centimetri di Gambuzza. Entra però Angela Dettori, che ha anche lei ancora qualcosina da dare a questo gruppo. L'importante è che ci creda, perché anche dall'espressione facciale con le pagine di Antonio Carta non sembra molto convinto. No, Angela è un tipo così, Angela bisogna prenderla per quello che è, ancora una ragazza, ripeto, è giovane, ha pochissima esperienza ed è purtroppo è facile da abbattersi. Lei fa cose, si esalta quando gli viene tutto bene e si abbatte quando sbaglia qualche cosa. Vediamo, peccato per Gambuzza, perché in questo momento era fondamentale per i centimetri che aveva sotto canestro, visto l'uscita di Ljubenovic e fuori anche Cirronis. Adesso vediamo un po' come si comporta Dettori. Buon canestro finalmente di Innocenti, le sue penetrazioni, la sua velocità, e questo è Sara Innocenti, la caratteristica di Sara Innocenti. La partita, vedi, è lì, siamo ancora di punto a punto, vediamo un po' adesso gli ultimi minuti cosa scappa fuori. 6 punti di ritardo che potrebbero diventare 5, così invece non è, ma attenzione perché Dettori cattura il rimbalzo e Innocenti ha tra le mani la tripla, che però non mette a segno, che poteva davvero riaccendere le speranze della Virtus. C'è il fallo invece di Sara Innocenti, la maglia numero 10, 2 tiri liberi ed è anche il quinto fallo di Innocenti. Adesso insomma possiamo dire che certamente le speranze finiscono qui. Fa mestamente ritorno in panchina Sara Innocenti, anche lei non è sembrata tra le più convinte. Ancora una chance per Lidia Oppo,
5-5-4-8, in realtà non erano 6 ma erano 7 punti di ritardo, 1-37 da giocare, con un pizzico di convinzione in più sarebbe potuta essere un'altra partita per la Virtus. Sì, sicuramente, a parte il primo quarto veramente deficitario in termini di attacco, 5 punti e nulla, ti dico, mi è mancata la determinazione giusta, la cattiveria giusta alla Virtus per fare il colpaccio qui in via degli Stendardi, e contro un astro che tutto sommato non mi ha, onestamente non me ne vogliano i tifosi dell'astro, non mi è sembrata una squadra da fuori così, da eccezionale. Hanno molti limiti sicuramente anche loro, però hanno più qualità di gioco, più giocatrici di qualità, più talento, e si vede poi nei momenti che contano. Minuto e 20, ma non lo so, la partita sembrerebbe chiusa, vediamo un po' stazione, poi ti so dire. Fidossi. Bad Marcello, non ho contro uno su Virginia Saba, ovviamente non tira, e qua perde l'attimo Sabrina Pacilio, lo scarico per Bad Marcello, ora sì, la partita è chiusa, 59-48 più 11, un minuto alla fine. Valentina Mura non trova il canestro, arriva un po' troppo sotto, Fava il tentativo di tripla, ancora un rimbalzo di Virginia Saba, è un po' qua l'emblema della gara, una Virtus anche parecchio sfortunata. Sì, un pizzico di fortuna ci poteva aiutare, però ripeto, non sono questi piccoli episodi che hanno determinato la sconfitta della Virtus. Ha giocato molto, ripeto, l'esperienza intanto dell'astro, di giocatrici talentuose capaci di chiudere le partite quando ne hanno veramente voglia. Si è visto il taglio, l'ultima azione di Pat Marcello, intelligentissima, a tagliare in mezzo all'area, stupendo l'assist di Sabrina. Adesso in campo Pellegrini, un'altra bimba del 98, un prospetto interessante, chiaramente è più così, è più un premio alla volontà della bimba, insomma. La partita, come direbbe un mio predecessore, mamma butta la pasta che tuo figlio sta arrivando, e andava così, insomma, la partita chiaramente oggi per la Virtus era non dovevamo sbagliare niente, invece ci sono stati tanti sbagli, vedi questo ad esempio da sotto, Fava purtroppo non ha segnato. Per vincere contro l'Astro oggi ci voleva veramente la partita perfetta, perché sicuramente come organico sono superiori in questo momento alla Virtus. È servito comunque come buon test per capire che aria tira i play-out, insomma. Quindi vediamo, speriamo, noi siamo fiduciosi che tutto vada per il meglio. 13 secondi alla fine, 6-1-4-8 più 13 per l'Astro, che dunque si avvia la conquista di questi primi due punti dallo zero in classifica per via della partenza di questa seconda fase, la pool retrocessione girone F. L'Astro dunque conquista i primi due punti di questa fase e si attesta già un gradino più avanti rispetto alle cugine della Virtus. Il risultato finale 6-1-4-8. Io ringrazio per il commento tecnico Claudio Capelli. Grazie a voi, ricordatevi, non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che è basket. Con le immagini di Antonio Carta andiamo a sentire immediatamente le opinioni delle protagoniste. È un po' accaduto quello che ci aspettavamo, un astro che doveva gestire la partita, lo ha fatto senza grandissimi patemi, avete anche un po' deciso di non spingere parecchio in questo match. Allora, diciamo che come è successo allora all'andata, cioè all'ultima partita che abbiamo fatto che è stata rinviata, anche noi oggi stavamo male, molto male. Io sono tutta influenzata, Sabri ha giocato pochissimo, nonostante questo oggi abbiamo vinto praticamente col cuore, oltre che anche dall'aspetto tecnico e dall'esperienza che è il nostro punto di forza, diciamo. Arrivano i primi due punti, parliamo anche un po' di questo raggruppamento in cui siete di fatto tra quelle che hanno conquistato più punti insieme a Civitanova. Sì, diciamo che sono un po' amari questi play-out per noi, perché abbiamo iniziato molto bene e adesso ci tocca rifare tutto da capo. Dobbiamo giocare contro le squadre sarde cercando di rifarci il più possibile, almeno per l'orgoglio, diciamo, e salvarci subito, il prima possibile. C'è un obiettivo in termini di classifica che vi siete messe? Arrivare prime, seconde, più in alto possibile? Beh, sicuramente dobbiamo vincerle tutte, perché ce lo meritiamo. Ce lo meritiamo, siamo un bel gruppo, ripeto, non ci manca, diciamo, quasi niente, a parte stare in forma e stare bene e non ammalarci, perché abbiamo sia l'esperienza, un po' ancora siamo giovani, io
prima di tutte, diciamo. E quindi facciamo anche un primo bilancio, è passata una prima fase, un primo bilancio personale di questa tua stagione all'Ast. Sicuramente mi sento molto più libera mentalmente per giocare. L'anno scorso io avevo proprio un blocco, niente di personale. Succede che magari non ti trovi o con un allenatore o comunque con una situazione, con un ambiente, e non riesci a dare il meglio. Io prima di approdare alla Virtus sono uscita da un campionato di A3 dove facevo nettamente la differenza, i numeri hanno parlato, ma proprio mentalmente stavo bene, e quest'anno piano piano sto riacquisendo quella libertà, diciamo spensieratezza, che mi fa giocare serena. Devono essere i primi due punti casalinga, perché poi ci saranno trasferte complesse. Sono arrivati in quale modo? Sono arrivati in una settimana difficile, perché durante la settimana non siamo mai riusciti a allenarci in 10 a causa dell'influenza. Infatti anche oggi Pacilli è partita dalla panchina dopo due quarti perché non si è mai allenata. Marcello lo stesso stava male, Ljubenović è stato antibiotico, Cirronis lo stesso non si è allenata niente per l'influenza, lo stesso, e ieri lo stesso anche Ganga non si è allenata perché anche lei ha avuto dei problemi lo stesso con questo stato influenzale che sta girando la nostra squadra. In questa gara più di altre volte ha inciso molto la tua gestione dei time out, perché hai fermato i tentativi di recupero di una Virtus che è parsa mai decisa a provarci veramente, però voi siete stati molto bravi a ricacciarle indietro ogni qualvolta ci hanno provato. Sì, diciamo che non è stata una bellissima gara, ma come tutti i derby, diciamo, non sempre viene fuori una gara pulita, anzi oggi è stata una gara abbastanza particolare, con molte sbavature sia in attacco e molte fasi in cui proprio sicuramente non avevamo tanto ossigeno. Abbiamo pagato, infatti ogni tanto loro si riavvicinavano. Io ho utilizzato i time out per cercare di chiarire un pochettino qualche idea in attacco, offensiva. Sì, è andata abbastanza bene, siamo riusciti senza ombra di dubbio a controllare la partita, a tenerle sempre a una distanza di doppia cifra più o meno, che poi ci ha permesso di controllarla fino all'ultimo secondo. Chiudiamo con una piccola analisi del raggruppamento insieme a Civitanova, siete le big di questo girone F con 14 punti conquistati, poi arrivano subito dietro Roma e poi ci sono le squadre che tu hai definito non più materasso, Salerno e Virtus. Insomma, l'obiettivo dell'Astro qual è? Beh, non dimenticherei San Gamilano, che è una squadra che ha viaggiato in doppia cifra, se non mi sbaglio ha fatto 12 punti, comunque è una squadra molto buona. Sì, sicuramente Salerno sulla carta è la squadra meno pericolosa, però attenzione, come abbiamo detto non c'è una squadra materassa, quando i punti contano sono campi difficili, bisogna vincere con tutti e non è facile, bisogna fare delle buone prestazioni, bisogna tenere alta la concentrazione, bisogna tenere alta l'intensità negli allenamenti, questo alla fine è sicuramente partire oggi con i due punti nel derby con uno scontro diretto così a favore sicuramente ci agevola, ma tenere alta la guardia perché domenica siamo a Milano. La mia sensazione è che con un pizzico, davvero un pizzico di convinzione in più, si poteva addirittura prendere questa partita. Ma io alla fine della partita, avendo perso di 13 punti, alla fine sono anche contento perché ho visto finalmente reazione a tutto quello che invece nelle partite precedenti e nel primo intertempo stavamo ricommettendo. Invece per fortuna hanno capito che molto probabilmente non bisogna aver paura, bisogna avere voglia di reagire, voglia di giocare e darsi da fare, perché questo è un campionato che se rimani passiva ti massacrano e quindi deve entrare questo tipo di mentalità. È vero che siamo in grosse difficoltà, però non ci possiamo nascondere dietro queste mancanze. Dobbiamo reagire su tutti i palloni. Quello che abbiamo provato a fare nel terzo e nel quarto tempo, che ci stava anche andando girando anche bene a un certo momento, poi abbiamo sbagliato qualche tiro di troppo da sotto e loro giustamente ci hanno punito, che sono nettamente più esperti di noi. Nella lettura della gara, un attacco poco prolifico, non segna tantissimo, è un po' il gioco della coperta corta. Questo gruppo arriverà sicuramente una lunga dopo che è andata via Nika Klein. La sensazione è che però manchi anche una top player che garantisca 15-16 punti. Non pretendiamo troppo.
sicuramente abbiamo delle difficoltà, però io sono del parere che se c'è più tranquillità anche da sotto, anche le guardie possono sbloccarsi e essere più tranquille. Ma guarda, è emblematico la partita di stasera. Primo intertempo sembravamo che non sapessimo giocare a pallacanestro. Poi, anche, ripeto, commettendo comunque degli errori, abbiamo iniziato a fare qualcosa di positivo. Per me quello è già molto, perché ultimamente facevamo due tempi e mezzo discreti e poi crollavamo. Invece questa volta è stato il contrario. Abbiamo giocato male all'inizio, poi ci siamo ripresi. E io preferisco questo tipo di attività. Una citazione per le note liete di questo match: l'ingresso di Valentina Mura ha dato una bella strezzata, 11 punti personali, penetrazioni e precisione che mancano un po' alle tue esterne. Ma lei sicuramente mi permette di avere una rotazione in più, e questo per me vuol dire tantissimo. Lei ha delle capacità tecniche indiscutibili, quindi le ha messe in pratica, sa giocare a pallacanestro, e quindi per noi è un grande vantaggio. Chiudiamo con un mini analisi di questo raggruppamento. L'ultima retrocede diretta, la penultima fa lo spareggio. La gara è probabilmente soprattutto su Alghero e su Salerno, però bisogna provare a prendere punti dappertutto. Alghero, Salerno e Roma, e noi, perché le altre tre, Astro, Milano e Civitanova, ho paura che non siano alla nostra portata. Forse al completo qualcosina in più la possiamo, però dobbiamo lottare veramente, perché io campi come Salerno posso immaginare che cosa sarà, quindi dobbiamo darci veramente da fare.